da Milano, alla fine siete arrivati? Sì, sì, arrivati belli, sani e salvi, un'esperienza unica, difficile, però anche divertente. Provi tutte le emozioni, dalla stanchezza al divertimento, all'adrenalina che ti sale addosso, un po' tutto. Comunque, devo dire, sono molto soddisfatto. È stata una giornata intensa, perché tra le attese, le partenze e tutto, dopo quando cominci a navigare, viaggi veloce, insidie ce ne sono tantissime, perché trovi le secche ovunque. La fortuna mia è aver viaggiato con Nordio Pierluigi, un pilota professionista, perché veramente è stato non bravo di più, sia come pilota che anche come meccanico, perché con tutte le peripezie che ci sono successe, per essere arrivati alla fine ci volevamo una persona così. Voi siete arrivati, se non sbaglio, terzi della vostra categoria, 21esimo assoluto, e tra l'altro avete avuto delle difficoltà tecniche, avete avuto una rottura, qualcosa, giusto? Allora, abbiamo avuto più di qualche problema tecnico. Il primo è stato l'indicatore del galleggiante della benzina, che a un certo punto segnava un quarto di serbatoio. E noi avevamo fatto i conti giusti, siamo stati tutto il giorno prima a ragionare quanta benzina fare, è solo che mi fa: siamo a metà strada, non ci arriveremo mai. Per cui siamo riusciti a fermarci un punto dove facevano benzina praticamente solo le moto d'acqua, perché loro dovevano fare un rifornimento in più. E ci siamo fermati e abbiamo trovato un conoscente, insomma, ci ha dato 40 litri di benzina e così siamo partiti più tranquilli. Dopo, appena partiti, fatalità, prendendo un paio d'onde, l'indicatore della benzina è andato al massimo, per cui c'era praticamente solo incantato, ecco. E quello ha fatto un attimo incazzare, però vabbè, insomma, capita. Dopo, andando avanti, per strada, a un certo punto il motore ha cominciato ad avere dei problemi, praticamente c'erano dei problemi elettrici, anche perché i motori li tiri al limite, perché per 3-4 ore li tieni sempre al massimo di giri, per cui è abbastanza normale che possa succedere. Praticamente Gigi si è messo in versione meccanico, ha smontato mezzo motore, insomma abbiamo avuto un altro quarto d'ora di fermo e poi siamo ripartiti e fortunatamente è andato tutto. Ah no, aspetta, no, la parte quella più divertente è stata: abbiamo preso una secca e praticamente la barca si è messa quasi a coltello. Praticamente siamo ricaduti dalla parte giusta, fortunatamente, non ci avevamo fatto nulla, pronti via, siamo ripartiti. Insomma, succede un po' di tutto, questo è vero. Insomma, è andata bene, insomma, sì. Mi sembra. Dopo, alla fine, praticamente non pensavamo neanche di essere riusciti a fare un buon risultato, anche se viaggiavamo molto forte quando andavamo avanti. Io ho visto c'era il seguimi della gara, ho visto sempre 129-130. Sì, sì, sì. La velocità mica da poco. Abbiamo raggiunto punte di 143. Parliamo velocità GPS, per cui proprio reale. Sì, mediamente si piaceva dai 30 ai 35, ecco, come media. Praticamente siamo arrivati a Chioggia, pensavamo di non riuscire a salire sul podio perché col tempo perso, invece abbiamo cominciato a guardare la classifica, abbiamo viaggiato una media di 105, contando che abbiamo avuto 20 minuti di fermo, per cui forse qualcosa di buono verrà fuori. Insomma, alla fine ci hanno invitato a Venezia alla premiazione e a un certo punto hanno chiamato il terzo classificato e siamo andati sul podio con molta felicità. Bene, complimenti, perché insomma questa gara è una gara storica, perché l'altro Pierluigi diceva appunto, no, io mi ricordavo che l'hai fatta tante volte, non mi ricordavo 25, quindi parliamo, tieni presente che mio fratello Fabio dagli albori ha fatto sta Veneta poi Venezia quando era poco più di 18 anni, quindi diciamo l'abbiamo sempre guardata con un attaccamento da chioggiotti. Purtroppo peccato che si è fermata a Brondolo, perché una volta passavano anche... È stato bello, infatti, l'ultimo pezzo, in particolare da Cavanella fino a Brondolo, tutta la gente sulla riva che salutava. È stato molto bello, molto emozionante, si vedeva che la gente aveva voglia di qualcosa di diverso, ecco. E quando siamo arrivati ad Arsena Marina di Brondolo,
Praticamente Pierluigi l'unica cosa che mi ha detto è: il prossimo anno dobbiamo prepararci meglio. Stava già pensando a quella del prossimo anno. Bene, benissimo, molto bene. Era la domanda che era lì pronta: cosa ne pensate del prossimo anno? Ma già no, lui si vede proprio che ama questa corsa. Ripeto, è un pilota professionista, per cui sono cascato bene ad essere il suo copilota. Certo, peccato per Umberto, l'altra barca, ad Umberto Nordio, che correva col figlio, che ha avuto una rottura per strada. E... Sì, purtroppo là non si è capito bene cosa è successo, praticamente ha rotto completamente il piede e ha dovuto lasciare la gara. È stato un peccato, speravamo di arrivare con tutti insieme. La cosa era il top, però va bene, purtroppo succede. Bene, grazie, complimenti, allora vedremo la prossima puntata. Grazie. Ciao.